Benvenuti a tutti all'appuntamento col TG Flash di Cronaca 4, tutti i giorni da lunedì a venerdì su cronaca4.it le principali notizie sulla Spezia e sulla nostra provincia. Le notizie di oggi, partiamo con un'operazione da parte della Guardia di Finanza che ha scoperto una frode fiscale di oltre 5 milioni di euro, smascherato un imprenditore asiatico che aveva tra i suoi progetti uno dei più grandi insediamenti portuali cinesi al mondo per nautica e diportismo. Scoperta una frode fiscale per oltre 5 milioni di euro, i militari delle Fiamme Gialle di Sarzana hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per reati tributari a carico di 5 società con sedi legali nella provincia spezzina, ma tutte collegate ad un 46enne imprenditore cinese. Sofisticato il sistema di frode scoperto e realizzato mediante alchimie contabili e societarie che dal 1998 ad oggi hanno permesso alla famiglia cinese residente nella provincia spezzina di sottrarre al fisco italiano più di 5 milioni di euro di imposte mai versate allo Stato. Tutto questo attraverso un arguto meccanismo che ha permesso ai suoi ideatori di aprire e chiudere nel corso degli anni più attività economiche, lasciandosi alle spalle un enorme debito verso l'erario e rendendo impossibile ogni tentativo di riscossione. I finanzieri della tenenza di Sarzana hanno sottoposto a sequestro preventivo anche una villa con piscina e campo da tennis, appartamenti, box e terreni in Liguria, Emilia Romagna e Toscana e 3 autovetture di grossa cilindrata. Al vaglio dell'autorità giudiziaria spezzina anche la posizione di 6 cittadini di nazionalità cinese e di un professionista in materia contabile che dovranno rispondere a vario titolo di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte per oltre 5 milioni di euro, di cui 2 milioni e 200 mila solo di IVA e imposte dirette. Il nuovo piano industriale salverà Acam, ma tutti devono fare la propria parte. Sono le parole del presidente Paolo Garbini che traccia il futuro dell'azienda pubblica spezzina. Andiamo a sentire una pillola dell'intervista di Marco Orsano, disponibile in versione integrale su cronaca4.it. Perché essere, diciamo così, di fronte ad una gara che pone obiettivi temporali diversi dalla fusione, ci ha costretto ad annullare il vecchio piano e a costruire un nuovo piano industriale. Quindi la salute di Acam è legata a questo nuovo piano industriale. Tutti i concittadini sapevano che Acam si salva perché fa una fusione. Oggi invece si salva perché prima di arrivare alla gara deve mettere a posto delle cose che oggettivamente negli anni Acam non aveva a posto e a tutt'oggi stenta ancora ad avere. Noi siamo per costruire, diciamo, quel tipo di società pubblica che tiene insieme l'attuale società dell'acqua con l'attuale società della SPA e piccoli aggregati. C'è un'altra società chiamata Integra che si è occupata negli anni, diciamo, di questioni informatiche. Ecco, queste 3 società, intanto cominciamo a schematizzarle, diciamo, diventa un'unica società e pubblica. Che il piano semplifica ancora di più, diciamo, da quell'acqua, SPA e Integra diventa un'unica società che ha la gestione del 51% di Acam Ambiente, e questa è la seconda parte della normativa, perché mentre la normativa ci impone di mantenere l'acqua pubblica, ci impone anche di vendere, di mettere a gara tra il 40 e il 49% del settore ambientale. Quindi noi dovremmo mettere al 49% a gara. La novità del piano industriale è che insieme ad Acam Ambiente mettiamo anche, virgolette, diciamo, uso un termine un po' improprio, ma insomma, i nostri gioielli, diciamo, Acam Gas, Acam Clienti e anche l'energia. Lo mettiamo nel pacchetto di Acam Ambiente. Per cui il secondo tema di questo piano industriale è che la gara è oggettivamente appetibile. Un polo di ricerca e innovazione sulle tecnologie del mare e dell'ambiente marino è una nuova missione del distretto Ligure delle tecnologie marine. Se ne è parlato al convegno organizzato al Circolo Ufficiali della Marina Militare della Spezia. Andiamo a sentire.
Un organismo territoriale di governance settoriale per i processi di ricerca, innovazione e formazione. A 18 mesi dalla sua costituzione, il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine fa il punto della situazione, focalizzando l'attenzione soprattutto sui traguardi raggiunti in termini di conseguimenti strutturali e programmatici. Sono più di 300 i progetti presentati per un valore di circa 100 milioni di euro, ma lo scopo principale del distretto è sempre stato quello di indirizzare e facilitare processi condivisi di ricerca, innovazione e formazione tra gli attori regionali dell'economia del mare. Abbiamo perfezionato la compagine sociale, perfezionato la presentazione dei progetti, sono stati approvati sia i progetti del MIUR sia i progetti ormai definitivamente quelli della regione Liguria per le piccole imprese. E la prossima fase di sviluppo sarà in modo particolare destinata al tema della formazione, al tema dello sviluppo qui a Spezia di una scuola internazionale su questi temi, una sorta di master post universitario specifico sui temi delle tecnologie del mare che vorremmo realizzare con tutti gli attori che si occupano di questo tipo di formazione post universitaria presenti nel territorio. L'iniziativa della Regione Liguria di supportare il progetto del Polo di Ricerca e Innovazione sulle Tecnologie del Mare e dell'Ambiente Marino sposa in pieno le linee guida del distretto. Abbiamo lavorato molto per rendere possibile che nascesse, l'abbiamo finanziato con risorse importanti, la Regione ci ha messo circa 27 milioni di euro sul distretto perché crediamo che sia il modello giusto. Nel distretto si mette assieme all'interno di un sistema la grande e la piccola industria, i centri di ricerca, l'università, poli di eccellenza che ci sono sui territori, penso alla presenza e al ruolo della Marina Militare alla Spezia, questa è la strada. Ed ora lo sport, con lo Spezia reduce dal pareggio per 0-0 con la Ternana, in programma giovedì il ritorno della Supercoppa di Lega Pro e l'inizio della stagione pre-palio per quanto riguarda il Palio del Golfo. Un pareggio che lascia ancora aperto il sogno del triplete. Lo Spezia torna da Terni con la consapevolezza di potersi giocare la vittoria della Supercoppa di Lega Pro giovedì sera al Picco davanti ai propri tifosi. Oggi è iniziata la prevendita per la sfida di ritorno che verrà trasmessa tra l'altro in diretta su Rai Sport 1 a partire dalle 20:30. Intanto sono già iniziate le manovre del direttore sportivo Ricci per allestire una rosa in grado di ben figurare in Serie B. Sarà un organico composto da giocatori esperti e da giovani provenienti dalle big della Serie A. In quest'ottica sono sempre più fitti i contatti con Simone Vergassola, giocatore che Ricci conosce molto bene fin dai tempi di Siena. Molto probabile anche un ritorno di fiamma per l'attaccante del Livorno Paulinho, trattativa non di certo impossibile per i buoni rapporti del DS con il presidente Spinelli, ma anche per un altro particolare. Il procuratore del brasiliano è proprio il figlio del responsabile dell'area tecnica dello Spezia. Il Palio del Golfo è lontano e quest'anno sarà domenica 5 agosto la data della resa dei conti per le 13 borgate, ma nelle acque di Porto Venere ha preso il via la stagione remiera con la prima delle 12 prepalio stagionali. A primeggiare nell'appuntamento inaugurale l'equipaggio dell'Erici allenato da Paolo Lavalle nella categoria senior davanti a Cadimare Fezzano, l'Erici protagonista assoluto anche nella classe femminile, mentre fra i ragazzi ha tagliato il traguardo davanti alle altre imbarcazioni il Muggiano. Queste altre notizie potete trovarle cliccando sul nostro sito www.cronaca4.it. Il TG Flash vi dà appuntamento a domani. Arrivederci.